uno si chiede, ma dove sta andando questa volta? Qui ha i vari percorsi, da dove vuole partire. Farasabina, perché tu direi andremo a Farasabina? Avevo fatto 15-20 km minimo. Mamma mia, tutto a piedi. Ho visto un altro paese che si trova su una montagna strana. Ah, ma lei sta pescando qua? Ah, qui hai pescetti di quei piccoli. Se ci riusciamo, ragazzi, sempre plurale, non siamo mai soli, e andremo a quest'altro, Poggio Mirteto. Immagina che tu sei il sole, ok? Io adesso sono illuminato qua dietro, no? Cioè, immagino quindi il sole al centro, come dicono loro, con la terra che gira, no? Devo vedere, insomma, se ci riusciamo o meno. Vediamo. E guardiamo come ricordano i caduti, cioè the order followers, quelli che seguono gli ordini, i soldati che sono andati a morire, con un obelisco. Io lo so, pecora, che tu non sai cosa significa un obelisco, però ti posso garantire che è proprio un pene che entra nel tuo Kissinger. I soldati sono carne da macello per i nostri scopi. La zampa del leone qui rappresenta questo, gli aristocrati. Poi vediamo anche la fiammella qua. E Lucifero, ragazzi, ovviamente per i dummies, per i coglioni, ha un altro significato. Questa fiammella, il ricordo, questi caduti. Sai quanto gliene frega questi dei caduti? Non potevano mancare le pecore, ragazzi. Salve. Paura. Oggi è aprile, no? Quindi fra 6 mesi io starò dall'altra parte tua, no? Tu sei il sole. Non è che è dovuto a qualche insetto, è proprio al clima. No, è il clima, è gelato, freddo. Ah, è tipo freddo. Questo fine per le olive vengono fino a 4-5 gradi. Ci buttano qualche mangime qua? No. C'è quello che... Mangiano da soli, c'hanno le arghe, qua roba lì. Ah. Comunque ovunque giri, tutti i paesini proprio abbandonati. Passa gente qui, no? Sotto allora, soprattutto il fine settimana, sì, quello sì. E poi stavo vedendo, passa anche il cammino di San Francesco, no? Il cammino di San Francesco. Io dopo domani, il 9, faccio 80 anni. Ma penso voi che venite, siete giovani, e venite appresso, no? Stiamo nella merda proprio. Non lo so che beh succede. Oggi c'è gente falsa, gente che dice cazzate. Loro dicono cazzate, la gente gli va dietro a questo, e quello è il problema. Mazza che posso tranquillo questo. Quindi giro su me stesso qua ogni giorno per 6 mesi, che sono la metà dei 365, no? Faccio sempre sti giri e mi ritrovo sempre qua dopo 24 ore, no? Come mai dopo 6 mesi io c'ho il sole che illumina un'altra parte, cioè la schiena, non più la parte frontale, e quindi alla fine producono di meno? E producono niente, e mo quest'anno chiusa se l'ha fatta. L'anno scorso non hanno fatto niente, perché l'olio è che si è ingallito. E poi quando c'è fuori meno 25 gradi d'inverno, dai un pezzo così dell'ardo di quello. Ma come lardo, porca troia? Con un po' lardo così grosso, con sale, tutto così, e... uno di grappa. Ma che, infatti mi stava dicendo l'altro signore là che ci sono ulivi di millenari quasi. Sì. Beh, è un olivone qua. Questo qua. Ah, quello là anche. Questo vedi agli occhi. Questo è un olivone, non è mai devo parlare. 2000 anni questo. 2000 anni? Si può vedere un po' da qua, eh? Anche questo è vecchio, eh? E beh, pure questo è vecchio, cioè. Mamma mia, che roba! C'è anche il cartello qua, l'olivo più grande d'Europa. Via dell'Olivone. L'ho fatta a piedi da Passo Corese fino a qua? Dai, davvero? È un po' lungo, sto a pezzi. E ho visto l'olivo, infatti, quello più vecchio, mi hanno detto, dell'Europa. L'olivo più grande d'Europa, sì, è a Cannero. Ma è più grande o proprio più vecchio? No, più grande d'Europa dal punto di vista proprio della dimensione. Esatto. E sta messo un po' meglio di questi, no? Si vede che il terreno che è migliore lì? No, quella è un'altra qualità. Questo è la carbongella, diciamo. Quello invece è un liquastrone, è uno selvatico. Ah.
Allora era quindi fatto. C'è proprio il DNA diverso proprio. Certo, viene bravo. Ma questa è tipo acqua di fonte o è... Acqua di fonte sorgente. Ah, quindi è buona. La sorgente qua sotto, viene qua, questo c'è riga, c'è qualcosa. E sei girato, tu devi girare, pure quando stai là giri tutte se sono. Sì. Qua non sei qua, diciamo, non è che sono stato lì. Apposta. Hai fatto un mezzo giro così. Dovresti fare tipo un giro intero. Allora. Qui stanno i lupi, eh. Lupi, veramente lupi? E si hanno bagnato 4 pecore. Wow! E una capra. Se lo sapete come sono rimasti questi due. I lupi sono questi che comandano. Eh? I lupi sono questi che comandano e le pecore siamo noi che se fanno mangiare. E noi lo Stato un paio di anni. E se li ammazzi vai sotto processo. Ah, si ammazza il lupo? Penso. Oh, metti, fai fette così grosse a un centimetro di lardo, quello grosso così, e metti un po' sopra la barbecue quando si fa un po' marrone così. Mamma mia! Mamma mia! Non c'è nessuno per questa terra buona come quella. Cioè, nonostante sa che gli ha fatto male, le proprio ne frega un cazzo. In un istante fa tesoro. Casale Belvedere. Però non è un bel vedere, purtroppo. La rabbia delle pecore. E attenzione. Il bello di essere creativi è che puoi camminare nei tuoi sogni. Vabbè, però basta, non sogni troppo, però, eh. Qui ci sono tanti cammini. Sì, tanto mi informo un po'. Se vuole, io adesso la sto caricando, però... Sì, sì. Se io parto da qua e faccio un giro 24 ore, l'altro giorno un altro giro 24 ore e risto sempre così, capito? E quindi come fanno a verificare tipo gli anni qua? È una cosa storica che lasciano scritto? È storia, quella che le farfa quando mia figlia ha fatto l'esame. Era 1800 anni, guarda. Wow! Ma che tipo di pesce è? Sono sardolette, piccolini, sono piccoli. Ci sapevano venire a prendere i luci al lago. Noi c'è un bel collo dentro. Io sono andato al torrente a prenderle, però non è troppo sporca l'acqua, non mangiano. Ma è incinta? Incinta? Sì. Questa è una pecora incinta. Perché dobbiamo lasciare tutte queste terre che abbiamo, no? Tutto perché... abbandonato. Allora. Abbandonato, capito? Non è che non ci abbiamo le cose. Allora qui a Fara Sabina c'è un'azienda salustrica, 500 ettari di terreno c'è. E ha tagliato tutte le olive perché l'olio costa poco, dice è meglio tagliare le olive. Lo Stato gli ha dato i soldi per tagliare le olive. Mamma mia. Il terreno è incolto, in corto stanno levando tutti i boschi, piccoli appezzamenti dei boschi, una cosa che là, pezzo di merda. 350 ettari. Questo è veramente criminale. Sono stato 5 anni. Io, ma mettiamo qualcosa, il grano, erba media, no, lo Stato gli dà 400 euro l'ettaro per tenerli in conto. Porca troia, che criminale. Purtroppo, come in ogni video, qui vediamo gratta e vinci, una aspirapolvere. Ora, che le pecore siano proprio zombie, che non hanno proprio la minima vergogna di fare sto schifo, questo lo sappiamo già. Chi è che lo vende il gratta e vinci? Lo Stato, perché ci fa i soldi. Allo stesso modo con i rifiuti loro fanno i soldi, loro vogliono che tu sporchi e che compri come un deficiente, perché così poi crei il problema. Te fanno la televendita del mobile nuovo e vai. Ho visto il frigorifero laggiù prima. Scusa, ma compra il frigo nuovo, no? All'MD. Merda. Come si chiama? Merda discount. Ecco, solo 179, Raymond. Frigo nuovo. Butto quello vecchio, magari è sporco, no? Buttalo. Tanto 179. Poi vieni qua, questa stradina qua, sperduta, dove c'è anche Ciccio qua. E butti il frigo qua, no? È fatto. Cioè, ovunque vai qua, ragazzi, guarda che roba, no? Cioè, qualcosa di vomitevole, eh? C'è di tutto, frigoriferi. E non stiamo a Napoli, ragazzi, qua stiamo in un posto bellissimo questo, eh? Un posto bellissimo, sto in montagna, sto. E guarda, lì giù c'è una specie di lago bellissimo
Quando piove, come ha piovuto ieri sera, tutto va giù nei campi. Vabbè. Quindi dopo l'operazione diventi vegetariano? Io? Hai dato la parola? Mangio solo l'erba. Solo l'erba. Solo quello che è verde. Ma l'operazione gliel'hanno ristappata, sta a posto, non ricominciare. Prendi un po' dell'ardo, lo fai diventare verde e lo mangi. Mi ritrovo che mi illumina la schiena, non più la fronte, capito? Ma tu non stai fermo, ancora. Tu giri. Giro su me stesso. E ho fatto un giorno, ok? Mentre. Tu sei il sole, stai illuminando. Hai fatto notte e giorno, poi cammini così, un giorno, notte e giorno. Poi cammini. Quando arriva la parte brutta? Siamo nel giorno e la notte. Siamo nel giorno e la notte. Giorno. È stata allestita da poco, quindi è una mostra in realtà di artisti amatoriali, sì. Quindi non sono grandi firme, però comunque hanno fatto della loro arte. Io ho paura dei grandi nomi. Loro dicono tutto bene, non ci credo, però comunque è quello che sei di tu, perché se tu mi dici va tutto bene, poi io soffro la fame, per me non va bene. Esattamente, ma la gente adesso, noi piano piano vediamo che stiamo diventando sempre più poveri, no? Sì, questo è l'evoluzione di i figli della vita, del mondo. Ah, quindi tu lo vedi come una cosa normale? No, non è normale. No. I cicli non ho detto che è normale. La causa siamo noi. Quindi l'uomo è cattivo e per questo succede queste cose? No, cattivo buono, io non voglio andare cose. Però cioè, la causa è noi, perché comunque è stato comunque. Se tu spingi, adesso abbiamo spinto troppo e succede questo. Per di più tutta la grande globalizzazione ha creato qualche problema, secondo me, nella mia ignoranza, E per di più ci sono stati, adesso le grandi lobby, le grandi cose comunque dominano il mondo, perché pensavo prima che creare grandi lobby e creare grandi aziende fosse la sua cosa migliore, adesso ci siamo accorti, gli errori se ne fanno tanti nella vita, chiunque li fa, che forse creare, accentrare tutto non era la cosa migliore. Vediamo di nuovo Oreste, così nel bel mezzo del niente, boom, questa montagna, tutto piano intorno, 700 metri. Adesso vi faccio vedere meglio quest'altra montagna che sto salendo. Ovviamente stando vicini non si capisce, però anche questa è un po' come quella, però è un po' più lunga in lunghezza. C'è una serie così, no? Di montagne più lunga. Questa si vede che era un serpente gigantesco, ovviamente. Certo, non è andata. Grazie mille. Sì, ciao. Assolutamente. Però per un attimino con lei, perché non so se ma secondo te da qui è possibile arrivare a Poggio Mirteto? Poggio Mirteto sì, camminando ci vuole un pochino però. Cioè c'è da scendere e poi da risalire? Devi scendere verso Farfa e poi dopo risalire. Qui vediamo il sole, no? Perché è importante il sole? Cioè perché mettere il sole al centro e quindi dire alla gente che noi giriamo intorno al sole e tutto quanto? Perché una volta che la Terra diventa insignificante, che gira intorno al sole, non possono trattarti come vogliono, perché tu sei insignificante, come la nostra terra insignificante, così persa nello spazio. Belli. Calcola che mi sono fatto 3 super serie dei trisci, 5 ripetizioni dei trisci, cioè ne hai presi 3, ti sei mischiati. Ho preso la Roma e il liquido base. Ma dove sei fatto tutti? Sì, c'ho un litro del liquido base, poi prendo la Roma. Guarda la sigaretta tua, non mi ho visto, ve lo so un attimo. Ma non è solo? Sì, ma è un cazzo della cosa da sì, già. Però è un... c'è una rotta, tre, quattro, tirati. Ma vedi che ci sta attento.